Buongiorno, buona domenica e bentornati sulla nostra rubrica Diversamente. Nell'episodio precedente io e Federica vi abbiamo introdotto a quella che sarà la rubrica e abbiamo affrontato il tema dell'anticonformismo seguendo l'ordine dei capitoli di Tessere di Mosaico. Ciao a tutti, buona domenica. Rimostro il libro Tessere di Mosaico per chi se lo fosse perso nella scorsa puntata, per chi fosse per la prima volta venuto a guardarci o per chi semplicemente volesse un breve recap. Appunto, nel primo capitolo Ali abbiamo conosciuto il personaggio di Lucifero, presentato a noi da Federica, e Quanto amore. vi invitiamo ad andare a recuperare l'episodio precedente perché ne parliamo e affrontiamo più in generale anche il tema dell'anticonformismo. L'episodio di oggi invece si intitola Anime in viaggio, che appunto è il titolo del secondo racconto di Federica e il tema che affronteremo è quello dell'emancipazione femminile in generale, però questo titolo è dovuto al fatto che la protagonista del racconto di Federica è una ragazza, Amelia, una giovane e intraprendente viaggiatrice che ha la passione appunto delle escursioni, si organizza da sola, parte, viaggia. È una cosa che ha iniziato a organizzare sin da giovanissima, si è messa da parte i suoi soldini, si è studiata tutte Esatto. le tappe dei viaggi e nel racconto, oltre a conoscere Amelia, conosciamo un altro personaggio femminile. Federica ha molti personaggi femminili nelle sue storie e Ahimè, giustamente no, cercano nel senso che cerco di essere il più inclusiva possibile, però vabbè, sarà che parlando di diversità e di discriminazioni, il genere femminile purtroppo ne risente un po' di più. Con questo non voglio dire che non ci siano altre categorie discriminate, perché sappiamo benissimo che non è così, però insomma, diciamo che la discriminazione femminile si dirama in tantissimi aspetti, fra cui appunto questo. E appunto, Amelia conosce un altro personaggio femminile che si chiama anch'essa Amelia ed è una bambina, come se avessimo un giovane doppio di Amelia che viaggia per la prima volta da sola. Penso che il minimo dell'età, l'età consentita minima sia intorno ai 13-14 Sì, anni, si è più o accompagnata meno. dalle hostess, insomma. Anche più piccoli, credo. Io ho visto più o meno anche, ricordo per esempio i tempi delle scuole elementari, i compagni che raccontavano di aver viaggiato da soli, accompagnati dalle hostess perché andavano magari dai nonni, però mi potrei sbagliare, quindi non voglio dare informazioni false. Diciamo una bambina che si affaccia alla soglia dell'adolescenza, però comunque molto piccola, infatti è spaventata all'idea di affrontare questo viaggio da sola. E Amelia grande, si avvicina a questa bambina, la tranquillizza, le racconta la sua esperienza e le infonde coraggio e le dà anche un bel messaggio, come dire: guarda, io lo posso fare, lo puoi fare anche tu, perché la bimba inizialmente è spaventata all'idea di, ma come, da sola, Esatto. tu viaggi sempre da sola. Per lei era necessario, mentre Amelia ha scelto di farlo, quindi insomma le ha un po' aperto un mondo in questo senso. Esattamente. Abbiamo una scaletta molto densa di spunti di riflessione che sono usciti da questo racconto. Io, se per te va bene, aprirei con il discorso dell'indipendenza economica, perché Certo. comunque, parlando di viaggi e parlando proprio di Amelia nello specifico, che va a lavorare per potersi permettere questa passione costosa, perché comunque non è che ha l'hobby degli origami, ha gli hobby della passione Esatto, dei viaggi. industriale. Quindi è uno dei primi punti che toccherei. Allora, io ho il libro davanti perché naturalmente, anche se le ho scritte io queste cose, me le dimentico, per cui abbiate pazienza se ogni tanto devo dare un'occhiatina. Sì, allora, secondo me se partiamo dal discorso dell'indipendenza economica si potrebbe aprire un mondo, partendo dal fatto e dal presupposto che viaggiare è di per sé un hobby costoso. Io mi sono immaginata questo personaggio che con sacrifici, tanti sacrifici, riesce a mettersi da parte il denaro e a crearsi una buona rete online, social, perché insomma comunque ai tempi moderni con i social magari non si campa, però qualche soldo se uno è bravo e c'ha giusti agganci, se li può anche guadagnare.
Quindi mi sono immaginata questa ragazza che riesce fondamentalmente a guadagnarsi da vivere facendo la travel blogger, quindi viaggiando e riportando le proprie esperienze, magari scrivendo anche su giornali online e ottenendo anche compensi per i suoi racconti. Non è facile sicuramente per nessuno, a prescindere dal sesso. E sicuramente il discorso dell'indipendenza economica su larga scala permette molto più facilmente l'emancipazione. Per quanto riguarda le donne, è chiaro che, ora non voglio bruciare le tappe, però molto spesso quando si parla di violenza di genere, di violenza che un compagno fa sulla propria donna, sulla propria compagna, c'è anche la violenza economica e la violenza monetaria, cioè il privare la donna di una propria indipendenza economica, che taglia letteralmente le gambe a una persona. Se tu una persona la privi della sua disponibilità economica, non le permetti di fare niente. Esatto, purtroppo ci sono tanti casi in cui non è neanche una scelta, ma è un'abitudine. Se pensiamo alle nostre nonne, loro non lavoravano, non hanno mai lavorato, è ovvio che per tutta la vita siano state alle dipendenze del marito, perché è una questione culturale che ormai in gran parte è risolta, anche se ci sono comunque tante donne che magari fanno lavoretti part-time o scelgono di non lavorare nel momento in cui restano incinte e di badare ai figli, insomma. Però per lo più, per quanto mi riguarda, la mia esperienza, delle persone che ho conosciuto, almeno qui nel centro e nord Italia, che io sappia, per lo più scelgono di lavorare le donne, ma anche in un momento precedente allo stabilirsi di una relazione, cioè una donna comincia a lavorare perché, come qualunque persona, cerca l'indipendenza dalla famiglia. Esatto, esatto. Il lavoro fondamentalmente dà due tipologie di indipendenza, quella personale e quella monetaria. Quindi si lavora chiaramente per ottenere denaro e quindi per mettersi di campare, si lavora per se stessi. Il famoso discorso che lavorare ti dà dignità è vero, perché ti senti utile alla società, perché tu dai un tuo apporto, tu dai un tuo contributo alla società tramite il tuo lavoro. Ora qui si potrebbe entrare in un discorso proletario che cerco di evitare, perché da qui al capitale il passo è breve. Però a tutti gli effetti il problema femminile è che, come dicevi te, la società si è evoluta, però in tempi antichi nessuno si aspettava che la donna contribuisse con un lavoro che non fosse il lavoro domestico, che è un lavoro anche quello. Il fatto è che non è retribuito dallo Stato in quanto lavoro domestico, il che è folle secondo me, perché è pur sempre un lavoro, sono comunque delle prestazioni, le fai all'interno di casa tua, ok? Ma non fa niente di diverso da quello che farebbe una tata, una ragazza alla pari, una colf, una badante a casa di qualcun altro. Mi ricordo una volta, era una conversazione tra adulti, diciamo. Io ero abbastanza grande da poter capire, ma diciamo che era qualche anno fa, ecco, non ricordo quanti anni avevo, però ho osato comunque dire la mia, però ora avrei insistito molto di più. Tendo del poi, no? Praticamente questi due adulti, familiari miei, stavano dicendo che è giusto, secondo loro, che entrambi, erano un uomo e una donna, il loro pensiero era lo stesso, ovvero che è giusto che la donna vada in pensione prima, perché è come se lo Stato così desse alle donne modo di essere ricompensate per tutti gli anni che hanno lavorato in casa, per tutto il tempo che mentre lavoravano fuori casa hanno lavorato anche in casa. Io ho detto, ma com'è possibile che lo Stato decida una cosa del genere in funzione di questo? È come se lo Stato davvero lo fa, io non lo so perché c'è questa cosa delle pensioni, non so nemmeno se è vero, ne stavano parlando e non ho neanche idea del perché le donne vadano in pensione prima, se ci vanno o meno, però il mio pensiero è stato, quindi lo Stato in pratica si sta dicendo che se come sei donna devi lavorare anche in casa, quindi il tuo andare in pensione prima... Un po' secondo me sì, ora non lo so con certezza, però il fatto è che le donne vanno in pensione prima, ci si aspetta che la donna continui a essere comunque caregiver, quindi l'immagine probabilmente, diciamo così, un po' più stereotipata, è quella della donna anziana che si prende cura del marito e della famiglia, cioè alla fine se pensi anche alle famiglie
Mulino Bianco, è la nonna che sta lì, non è mai il nonno. Il nonno è quello che borbotta seduto sul divano mentre legge il giornale, la nonna è quella che i nipotini arrivano e sforno le torte, faccio da mangiare, mi occupo di questo, di quest'altro. C'è sempre questa immagine della donna, angelo del focolare, e l'uomo vado a portare il cibo e lo porto a casa. Poi sappiamo che non è più così, però se andiamo a guardare le cose sotto altri aspetti, anche le formazioni universitarie e lavorative di uomini e donne, per quanto si stia andando tanto avanti, sono fortemente soggette a questi preconcetti sbagliati che all'uomo attribuiamo certe caratteristiche e alle donne altre, per cui la donna è più portata per un certo tipo di lavoro che è quello di cura. Quindi più donne fanno le infermiere, più donne fanno le maestre, fanno lavori appunto che sono basati sulla cura, e magari più uomini vanno a fare mestieri che sono invece basati sull'idea del lavoro duro, il lavoro fisico o comunque appunto un lavoro che non sia strettamente quello di cura. Purtroppo i dati un po' ci dimostrano che è ancora così, perché se te guardi per esempio la presenza delle donne all'interno di facoltà scientifiche è bassissimo. Io sentivo dire, ora non mi ricordo quale università, però delle università italiane che hanno fatto una manovra, ora non lavora di fine pubblicitaria perché pubblicitaria non è, a tutti gli effetti è stata una cosa che hanno fatto per favorire l'accesso delle studentesse donne, insomma delle studentesse, le donne alle loro facoltà scientifiche, abbassando la quota delle tasse. Quindi questo vuol dire che a tutti gli effetti meno donne fanno determinate facoltà scientifiche, quindi meno donne fanno parte di questo mondo del lavoro. Ma perché le donne sono incapaci? No, perché viviamo ancora con un retaggio culturale che dice le femmine fanno più facilmente certi mestieri e i maschi più facilmente altri. Sradicalo te un preconcetto del genere. No, per carità, non voglio dire che sia facile, però il fatto che lo Stato dica ok, allora siccome diamo per scontato che tu abbia avuto dei figli e ti sei presa cura di loro, che tu abbia un marito e ti sei presa cura di lui, allora ti mandiamo in pensione prima. Cioè, se è una cosa decisa a monte, dovrebbe essere quantomeno una cosa calcolata. Vai effettivamente famiglia per famiglia a vedere questa donna ha lavorato, sì, per quanti anni, e per quanti anni nel frattempo è stata sposata, si è occupata dei figli, ma effettivamente ha fatto tutto lei o è stata aiutata dal marito o da altri? Cioè, capito? Esatto. Capisco che sia molto più macchinoso, però se non cambi alla radice, è ovvio che poi la gente... Cioè, io sarei insultata se a parità di lavoro, se io riesco a diventare professoressa e il mio ragazzo riesce a diventare professore e facciamo lo stesso lavoro per lo stesso tempo, io sai, in casa sono molto pulisco, cucino, però sono anche aiutami, no? Se, aiutami, facciamo le cose insieme. Esatto, quindi esatto. Non accetterei, non mi starebbe bene essere mandata in pensione prima solo perché io sono una donna e lui è un uomo. Se dire, abbiamo lavorato lo stesso tempo, abbiamo fatto lo stesso lavoro, che fatica sarà mai fare il professore, capito? Tra quindi, le altre cose viene anche il dubbio, ma a parità di lavoro avreste anche lo stesso stipendio? Perché poi c'è anche quello da capire. Anche quello è un tema abbastanza battuto, su cui ammetto di essere abbastanza ignorante, perché so le cose per sentito dire, non mi sono mai andata a documentare, un po' perché mi arrabbierei se scoprissi e un po' perché non so mai dove cercare queste cose, perché ognuno poi sa le proprie fonti personali. Mi fido soltanto di quello che dici tu, Fede, quindi... No, ora non voglio prendermi una simile responsabilità. A tutti gli effetti io non lo so quali sono le professioni dove questo divario economico è così evidente. Cioè, per dire, io faccio l'assistente sociale, la mia è una professione che se te vai a guardare è stereotipicamente femminile. Gli uomini che fanno questo mestiere ci sono, sono pochissimi. Per dire, dove lavoravo prima a Pisa, di uomini ce n'erano due. Quando io ho cambiato posto di lavoro, di uomini ce n'era uno su 15 assistenti sociali. Adesso, che è un presidio un po' più piccolo, di assistenti sociali siamo 8, fai conto, e c'è comunque un uomo solo. Per cui è una professione questa che di base è femminile, perché, come si diceva prima, è un lavoro che si basa sul concetto di cura. Io non lo so se andando a guardare uomini e donne prendono uno stipendio differente, mi verrebbe da dire di no, però sono sicura
che andando magari a vedere altre professioni, magari andando sempre più in su anche da un punto di vista di avanzamento di carriera, la differenza c'è e ti viene a chiedere per quale motivo. Esatto, se ti pago l'ora, tu mi fai un'ora, quindi a me cosa sei non mi importa, tu mi paghi l'ora, il mese, insomma quel che è. Non le capisco, esatto, queste cose, non ha alcun senso. Poi non so te se quando hai fatto il colloquio, se hai fatto un colloquio di lavoro, quando sei entrata, eccetera, però anche la questione dei colloqui in cui ti chiedono magari hai figli? Vuoi figli? Avrai, cioè, certo. Sposata? Non so, queste domande qui non so se le fanno davvero o se è una cosa antica che ormai è finita. Ho visto un video di Frida l'altro giorno in cui appunto facevano vedere questi tipi, sì, di interviste. Ho presente il video. Sai, dipende. Ora, io io sono entrata in due posti diversi, uno tramite colloquio e queste domande non mi sono state poste, e l'altro tramite concorso, per cui non ho nemmeno dovuto fare un colloquio per il secondo incarico, che è quello per cui sto lavorando adesso. È vero anche che nella mia professione, per dire, la maternità, specialmente quando sei nel pubblico, sei ipertutelato, per fortuna. Però la maternità, nel mio caso, è una roba lunghissima, perché noi andiamo in maternità tipo subito, non appena scopriamo di essere incinte, e la maternità dura tipo un anno e passa, quindi insomma la situazione è già un po' diversa, alla fine il tuo posto lì lo tieni. Però sì, è un rischio anche quello. E indubbiamente, da un punto di vista di autoaffermazione, la sicurezza di avere soldi per una donna, di avere un lavoro per cui uno spera sempre che vada tutto bene, ma io personalmente da donna ce l'ho sempre questo pensiero: io spero vada tutto bene, ma se un domani ci lasciamo, io sono in grado di andare avanti con le mie gambe? Perché è fondamentale questo. E non so quanti uomini questa domanda se la fanno, probabilmente pochi, perché nessun uomo o pochissimi uomini in coppia si fanno mai venire un giorno il pensiero del cavolo, ma io se mi lascio ce la faccio da solo? Perché nessun uomo viene cresciuto con l'idea, tanto se ti va male hai tua moglie, la tua compagna che ti appoggia e ti sostiene economicamente. Per noi donne è esattamente l'opposto. Sì, sì, è vero. Mi hai fatto venire i brividi. No. Diciamo che questo, ora abbiamo un po', siamo un po' usciti dal tema dell'economia per entrare nella sfera della sicurezza, che comunque era il secondo step, sì, che anche se si parlerà di sicurezza fisica, diciamo. Però volevi dire qualcos'altro sull'economia, se no qui concludo. No, alla fine, cioè, il concetto era un po' quello, cioè il fatto appunto che per potersi lanciare in una cosa del genere, come appunto il dire mollo tutto e vado a viaggiare, voglio fare del viaggio il mio lavoro, chiaramente devi avere due tipi di sicurezza, una quella di cui andiamo a parlare adesso, che è quella fisica, e quella economica, cioè la tranquillità di dire io mi posso permettere di fare questa cosa senza ritrovarmi poi col sedere per terra, perché ho speso tutti i miei soldi e non so dove andare. Tu prima hai detto, sradica da te una mentalità del genere, no? Però io vedo spesso anche nelle mamme di magari che ora hanno 50 anni o 40 anni e parlano con i loro figli adolescenti e dicono loro, le figlie, mi è successo un paio di volte, due signore che hanno detto a entrambi, alle loro due figlie di 13, 14 anni, così, tipo, di trovarsi, in sostanza di trovarsi un marito ricco, ecco, che per me è orribile da sentirsi dire, e oltretutto era ancora più orribile perché una di queste ragazzine è molto intelligente, molto dotata, bravissima a scuola e sicuramente avrà un futuro brillante dal punto di vista accademico, poi quale sarà il suo lavoro lo deciderà lei, quindi quanto mortificante è stato per me sentir dire una cosa del genere. La cosa triste è che questa ragazzina era... Sì, diceva sì, cioè era d'accordo con sua madre, non le ha detto che cavolo dici mamma, perché? Cioè, capito, quindi proprio una questione che ancora oggi si sente, cioè il fatto, certo, che ancora oggi si sentono dire queste cose, alla fine questa signora qua non c'aveva 80 anni, che poteva averla sentito lei dire a sua madre, questa signora qua ha l'età di mia madre, secondo te come si fa a sradicare? Abolendo il patriarcato, probabilmente. Che è il mio sogno quando vedo passare le stelle cadenti. No, scherzi a parte, è dura, cioè bisogna proprio cercare di smantellare pezzo per pezzo quella che poi appunto è l'ideologia della società patriarcale, cioè l'idea che tu donna tanto non ti devi preoccupare fin tanto che hai un uomo al tuo fianco.
E invece no, cioè tu donna non sei da meno dell'uomo che hai al tuo fianco o dell'uomo che ti ha cresciuto o dell'uomo che ti assume. Tu sei un individuo altrettanto valido e capace e che può e deve pensare di farcela da sola. Perché a nessun uomo viene mai detto che deve affidarsi a qualcun altro? Cioè, quanti uomini si sentono dire sposati una donna ricca? Boh, magari qualcuno sì, chi lo sa, però nel senso, qua si potrebbe entrare su un altro argomento che non voglio toccare perché sennò poi cioè, si apre veramente una cascata e altro che un rubinetto e non finisco più di parlare, però cioè, non ci si aspetta mai che un uomo si affidi alla propria donna perché per un uomo doverlo fare è svilente e mortificante, per una donna è considerato accettabile. Allora, poi concludiamo, passiamo alla questione della sicurezza fisica, ma tornando un attimo alla questione soldi, pagamento, no? So dove vuoi andare a parare. Spesso su Facebook io faccio il grave errore, commetto il grave errore di andare a leggere i commenti. E magari in queste pagine, tipo anche oggi non si scopa domani, queste pagine così, no? Tutte comiche. E infatti poi mi sono disastrata perché non ne potevo non si più. Fa. Lo faccio anch'io, però non si fa perché i commenti ti fanno incavolare il triplo del post e quindi è solo peggio. Magari ci sono finte chat ricreate per fare un post divertente e sotto nei commenti ti fanno cascare le braccia, ecco. Discorsi proprio del tipo che l'uomo deve essere cavaliere, che è giusto se è ancora cavaliere, anzi è bene perché non ci sono più i cavalieri, no? Il fatto di farsi offrire le cose va benissimo. Che io voglio dire, non c'è niente di male nel gesto dell'offrire, per carità, è una cosa molto bella offrire, ma perché deve essere l'uomo a farlo? Anche a me piace offrire le cose ai miei amici e alle mie amiche, a mia mamma, capito? Quindi perché offrire è bello solo ed esclusivamente se lo fa l'uomo? E quando un uomo nei commenti scrive cose tipo una donna che esce con me non pagherà mai, va bene, grazie, è molto gentile. Okay, non esco con te, cioè non voglio uscire con te se me la metti in questi termini, ma non per un discorso che, nel senso, chiaro, anche a me fa piacere se qualcuno mi offre qualcosa, però voglio dire, non c'è niente di sbagliato. Credo che, allora, ci sia una linea di sottile, cioè una linea di confine molto sottile. E molto spesso io, come te appunto, vedo questi post e dico, perché bella la cavalleria, ma cosa c'è di sbagliato? Secondo me c'è di sbagliato che non è il gesto in sé, è il motivo. Cioè, se la cavalleria è, diciamo, si basa su una gentilezza di fondo, io l'accetto, nel senso che se io esco con un ragazzo, per dire, ormai non più, però, nel senso, quando uscivo con un ragazzo, spesso è capitato che qualcuno mi abbia detto, guarda, offro io, no, ma dai, vabbè, la prossima volta offri te. Lì mi sentivo molto tranquilla perché pensavo, ok, non lo stai facendo perché ti senti in dovere di offrirmi in quanto uomo, ma perché ti fa piacere. Quindi, cioè, si è già stabilito un rapporto paritario fra di noi. Se un uomo offre per gentilezza, a me sta bene, perché mi viene da pensare, se tu esci con un tuo amico, ti viene lo stesso impulso di offrire? Se la risposta è sì, allora tu lo fai per gentilezza, mi sta benissimo allora che tu mi offra una cena. Soprattutto mi sta bene se poi nel momento in cui dico offro io, tu non ti fai nessun problema. Ma quando c'è quella persona che ti dice no, offro io, no, per carità, allora a me non sta già più bene, perché so che tu non lo stai facendo per gentilezza, ma perché vedi me donna come creatura da dover in qualche modo tutelare, cioè io sono la principessa, tu sei il cavalier servente, ma io non voglio questo. La cavalleria per definizione è mettere un soldato al servizio degli inermi, dei deboli, quindi il fatto che tu sia cavaliere vuol dire che io sono impedito, capisci che non è un complimento. Siccome cioè, io poi fortunatamente per ora i soldi me li guadagno, se voglio offrire una birra posso permettermi di offrirla, non mi fai sentire speciale se mi dici no, offro io, anzi mi fai pensare che secondo te io i soldi che ho, se ce li ho, me li devo serbare per comprarmi trucchi, per esempio, anche no, grazie. Il brutto di questo pensiero, che non è condiviso solo dagli uomini ma anche da tante donne, sempre in questi famosi commenti, sì, è giusto, io buono, noi ve la diamo, discorsi del genere. Aiuto, sfatiamo questo mito, uomini e donne, cioè nessuno vi deve niente. Se una sera c'è stato un appuntamento, per quanto possa essere andato bene l'appuntamento, che voi abbiate pagato o meno,
la donna non vi deve niente, non sta scritto da nessuna parte che se voi pagate lei ve la deve dare, usando termini poco eleganti. Cioè, basta, smettiamola di mettere in circolo queste voci, perché non sono vere. Nessuno è tenuto a fare niente perché voi avete pagato. Ma allo stesso tempo, donne, se voi la date in cambio di soldi, questa cosa come vi definisce? Soprattutto se tu, donna, ti senti in dovere di darla solo perché lui ha pagato, cioè fatti delle domande, c'è un problema di fondo, perché non è su quello che devi basare una cosa. Se tu esci con un ragazzo la prima sera e ci vuoi andare a letto, è una cosa che... Cioè, io sono favorevole al sesso al primo appuntamento, sia chiaro. Ci sono delle valide motivazioni. Il fatto che lui sia ricco e che ti abbia offerto la cena non è una di quelle motivazioni. Assolutamente no. Cioè, se uno ti arriva in bicicletta e ti monta sulla canna davanti, ti porta a mangiare un panino da 5 euro, cioè, e si comporta benissimo con te tutta la sera, ma vale tantissimo anche se non è venuto in Porsche, non ti ha portato al ristorante di lusso e ti ha pagato 500 euro di cena. Amen! E con questo chiudiamo una parte infinita che avrebbe potuto durare ore, ma non andiamo oltre. Perché poi appunto, cioè, tornando a monte, al cosa spinga o possa tranquillizzare una donna nello scegliere di lasciarsi andare in questo modo, quindi a fare viaggi, eccetera, cioè, si diceva la sicurezza fisica e non solo quella economica. E qui, cioè, si apre un altro mondo. Io ho parlato in questo racconto di una donna che viaggia da sola e parla con una bambina di viaggiare da sola dicendole quanto è bello viaggiare da soli. Sappiamo purtroppo che nella realtà dei fatti sono poche le persone che direbbero a una donna: ah sì, che bello, vai, fai un viaggio da sola, bellissimo, fantastico, ti divertirai un sacco. La prima cosa che ti diranno è: cavolo, ma da sola? Ma stai attenta che è pericoloso. Sì, sì, infatti noi poi vediamo la storia dal punto di vista di Amelia adulta, pensiamo addirittura alla bambina. Questa bambina è stata messa su un aereo, sì, affidata a un hostess, ma comunque lì sola non ha la sua mamma, il suo papà, la sua zia, non ha parenti vicini, e c'è questa sconosciuta che si avvicina. Quindi oltretutto, noi perché seguiamo il punto di vista di Amelia sappiamo che è brava, però... vabbè, poi qui si entra anche più nella sfera dei bambini, però comunque sia una ragazzina da sola viene approcciata... Così non è mai, quasi mai una situazione sicura. Io ho 26 anni, quindi sono adulta, ho la patente da anni, guido, vado dove mi pare da anni. Io, ovunque vada, appena arrivo, devo dire a mio babbo dove sono, perché lui lo vuol sapere. Io penso fino a 40, 50 anni, finché lui sarà vivo, poverino, lui vorrà sapere se io sono arrivata, quando parto glielo devo avvertire, capito? È una cosa che... Io tutte le volte glielo scrivo con un po' di irritazione, ma non perché la mia privacy non me ne frega, io non ho problemi a dire a mio papà dove sono quando esco, però io tante volte me lo sono chiesto: se fossi un maschio, sarebbe così entrante, vorrebbe sapere tutti i miei spostamenti? È una domanda interessante, anche mia mamma è così, eh? Ogni volta manda un messaggio quando arrivi, chiama quando arrivi, eccetera. Se poi viaggi da sola, peggio che mai. Sì, essere maschio sicuramente bisognerebbe chiedere a qualche ragazzo di nostra conoscenza, però per dire, io ne parlavo spesso con il mio ragazzo di questo, a volte anche non proprio in merito al chiamare quando si arriva a casa, però in generale lui ha sempre avuto meno problemi, perché quando i suoi gli dicevano però sì, vabbè, non rompere coglioni, e lui da maschio risolveva la cosa così: se lo facevo io, mio Dio, cioè proprio cadevano i meteoriti dal cielo. Quindi già di base, se sei donna e fai una cosa del genere, vieni subito vista come una persona sconsiderata. Cioè, io ora ti dico, nello scrivere questo racconto io ho preso ispirazione da due cose. La prima era una cosa che viene introdotta più o meno subito, cioè il cosiddetto gene dell'avventura. Cioè, l'idea che poi io non ho approfondito tantissimo, quindi non so quanto sia scientificamente valida o meno, però l'idea che ci sia questo gene caratteristico delle persone che hanno un senso dell'avventura più spiccato rispetto ad altre, che sono quindi quelli che sono più curiosi, che sono più irrequieti, che viaggiano, ma non solo viaggiano nel senso fisicamente da un posto all'altro, hanno proprio anche un'attività mentale molto più scattante, cioè sono sempre continuamente alla ricerca di qualcosa di nuovo.
Questa è una cosa che quando sei piccolo, magari, se sei maschio o sei femmina, sempre per il discorso che si faceva prima, che certe cose per i maschi vanno bene e per le femmine meno, ti porta a essere un po' discriminato. Cioè, la Amelia grande del mio racconto da piccola è un po' vista strana, diversa, perché le altre bambine fanno certe cose e lei salta sugli alberi, si arrampica, scatta non appena sente qualcosa da fuori mentre sta facendo i compiti, e oddio, sento un rumore, devo correre a vedere cosa succede. E crescendo poi questa è una cosa che caratterizza tutta la sua vita e lei fa di questo suo aspetto tutta la sua esistenza, però da piccola chiaramente era una cosa che la caratterizzava come diversa e magari un bambino l'avrebbe vissuta diversamente, cioè per un maschio sarebbe stato normale saltare da un posto all'altro, anzi quando i maschi fanno casino la classica cosa che si sente dire è ma sono maschi. Esatto, stavo per dirti la stessa cosa. Da babysitter ho visto maschi, femmine, ho visto di tutto e diciamo che si tende a dire che i bimbi sono più faticosi da seguire perché sono più vivaci. Non è vero, sono vivaci anche le bambine. Il problema è che se una bambina è vivace, gli dici no, stai brava, fai la brava signorina, siediti composta, eccetera, eccetera. Esatto. Il bimbo ha bisogno di sfogarsi, lo porto ai giochini, così corre, urla, fa quel che vuole. Cioè, ha una valvola di sfogo, il che poi gli permette al figlio maschio di magari una volta finito lì il suo spirito d'avventura, fa una vita normale. Invece, ad esempio, in questo Esatto. caso, Amelia ha potuto canalizzare tutta la sua energia e decidere di farci qualcosa in maniera creativa, di fare uno stile di vita, ecco. Però appunto, cioè, mentre a un ragazzo che dice parto, vado, faccio sto viaggio in giro per il mondo, cioè, il massimo che gli possono dire è sì, stai attento, per carità, però cioè, non spendere troppi soldi, fai attenzione, non ti far rapinare, per carità. E se una ragazza dice parto da sola, le raccomandazioni sono più o meno le stesse, ma ingigantite, e il problema è che non sono raccomandazioni fondate sul niente, sono raccomandazioni fondate su tutto quello che ci succede intorno. Io, proprio perché avevo detto che facevo i compiti a casa, io sono andata un po' a informarmi, sono andata a guardare un po' il mondo dell'internet, perché la seconda cosa che mi aveva spinto a scrivere questo racconto è una vicenda vera, cioè una storia vera di due ragazze che sono state uccise mentre erano in viaggio e cioè da questo evento poi sul web era scaturito un fenomeno che si riassume nel famoso hashtag, non so se te lo ricordi, ma io viaggio da sola, e la storia di queste ragazze era stata raccontata da una voce esterna di un'altra ragazza che, riportando non mi ricordo se su un blog o comunque su internet tutta la vicenda, aveva intitolato la storia con, mi sembra, riguardo, ieri sono stata uccisa o qualcosa del genere, e raccontava proprio di come queste due ragazze Ragazzi, si chiamavano Marina Menegazzo e Maria José Coni, ieri mi hanno uccisa, era l'hashtag, e sono due ragazze, erano due ragazze povere, che erano in viaggio da sole e sono state uccise da due uomini che le avevano ospitate per la notte perché loro avevano necessità di un posto per dormire. E chiaramente, siccome nemmeno da morti si ha pace, i commenti, la stragrande maggioranza dei commenti è stata sì, però loro sono state ingenue a fidarsi. Infatti è questo, se tu questa cosa fosse successa a un uomo, probabilmente non avrebbero detto è stato ingenuo a fidarsi, mi avrebbero detto guarda qua che stronzi questi due che hanno approfittato di un uomo, che poverino era solo lì in giro. C'è questa tendenza, a parte quando succede qualunque cosa, c'è la tendenza a colpevolizzare la vittima, però ancora di Sempre. più se questa è donna. E di storie del genere sono andata un po' in giro, ce ne sono tantissime, cioè per farti pochi nomi senza rubare troppo tempo al resto della rubrica che ci sarebbero altre cose da dire, però cioè per dire ci sono storie di un'altra ragazza che è una certa Maria Matius Tenorio, che è una cantante che era andata in giro cercando di comunque fare conoscere la sua musica all'estero ed era in Costa Rica. Ed è stata ammazzata, uscita da un pub con una ragazza conosciuta da poco, aggredite entrambe sulla spiaggia. L'altra ragazza riesce a scappare, ma questa poverina no. E lei viene, come altre che sono state ammazzate in questo modo, prima stuprata e poi ammazzata.
E queste sono le ragioni per cui purtroppo se te vai in giro, la gente ti dice, te donna vai in giro, viaggi da sola, la gente dice stai attenta perché è pericoloso. Un altro caso è un'altra ragazza, una certa Carla Stefaniak, che è stata uccisa il giorno del suo compleanno. Un caso famosissimo che cito perché è abbastanza noto in Italia e se uno volesse approfondire ci sono anche proprio delle fonti un po' più precise e accurate, è l'artista Pippa Bacca, che all'anagrafe il suo nome è Giuseppina Pascolino di Marineo, in arte Pippa Bacca, che era un'artista che aveva organizzato una sorta di viaggio performance che si intitolava Spose in viaggio. Cioè lei aveva organizzato questo viaggio in autostop, vestita da sposa, per vari paesi che stavano affrontando la guerra in Medio Oriente. Lei doveva partire, ora non mi ricordo, comunque tipo partiva da Istanbul, no, da prima di Istanbul, tipo dall'ex Jugoslavia fino poi ad arrivare in Israele, tutto in autostop, e lei è stata uccisa da un uomo che le aveva dato un passaggio in macchina. Guarda, il fatto che queste cose succedano, io quando dicevo prima di mio papà che mi chiede scrivi quando sei, dove sei, con chi sei, io lì per lì me la prendo con mio papà perché dico, ma perché non mi lascia libera? Perché se fossi maschio so che non farebbe così e invece a me deve rompere le scatole. Però in realtà quando si leggono queste cose si capisce, perché poi mi dice sempre, ma guarda, io non è che non mi fido di te, è che non mi fido degli altri. Questo è il problema, che non però, ci si fida del mondo, perché il mondo è stronzo purtroppo, ma è vero. Però mio padre si fiderebbe un po' di più degli altri se io fossi maschio. Quindi che cosa vuol dire? Che non penso sia perché dice, vabbè, la mia è debole, è femmina. No, è perché sai che è più probabile che sia io una vittima di qualcosa che non un maschio. Esatto. Il problema è che sono i genitori a educare te a stare attenta e non i genitori a educare i figli maschi a non aggredire le ragazze. Avevo letto un post su Facebook che ho condiviso in questi giorni dove c'era una vecchietta davanti a un muro con una scritta sopra che diceva tipo difendiamo le nostre figlie dagli stupri, e quella frase era stata poi cancellata da un enorme frego rosa e sopra scritto insegniamo ai nostri ragazzi, ai nostri figli a non stuprare. Sarebbe la soluzione ottimale, ma la cosa assurda è che io mentre guardavo un po' online, a parte l'aver trovato tipo l'elenco dei paesi più pericolosi in cui viaggiare, ed è un elenco che è stato fatto da due donne che sono andate in viaggio per il mondo, e la maggior parte di questi paesi sono tutti o in Sud America o comunque in Medio Oriente e tipo un paio di paesi in Africa, per esempio il Kenya, che penso sia uno dei paesi più pericolosi in assoluto. Ho trovato proprio un articolo scritto da una donna sul suo blog che cita proprio, il titolo dell'articolo è proprio Donne, diffidate di chi vi dice che viaggiare da sole non è pericoloso. Quindi quando sono le stesse donne che hanno viaggiato a dire questa cosa, è chiaro che è difficilissimo poi sentirsi sicure. Quindi cos'è che spinge davvero una donna ad andare avanti? Boh, il fatalismo forse, cioè l'idea che dici tanto se mi deve succedere qualcosa mi succede, non lo so. Probabilmente è che non, cioè, allora, per secoli il nostro genere è stato chiuso in una bolla, tanto che tempo fa per un esame leggevo un libro che si intitola La forza dell'empatia di Lynn Hunt, un'altra donna, una saggista molto capace, molto brava. Questo libro bellissimo, lo leggevo per un esame di storia contemporanea e parla di come i diritti sono nati, come sono stati riconosciuti e si sono affermati per varie minoranze, parla degli ebrei, parla dei neri e a un certo punto fa un discorso sulle donne molto breve perché dice in realtà non si può parlare di discriminazione di una minoranza perché le donne non sono mai state una minoranza. Oltretutto non erano qualcosa di esterno perché in tutte le civiltà, in tutte le società c'erano uomini e donne, se no non saremmo andati avanti, no? Quindi erano una parte già inclusa nella società, non erano una minoranza etnica all'interno di una maggioranza o una minoranza religiosa. E perché non c'è mai stato non c'è nessuno mai posto il problema del perché alle donne i diritti no, e magari perché un ebreo poteva andare a votare da questa data in poi e una donna no? Ecco, perché era già inclusa nella società ed era sottomessa nel senso che era protetta, quindi non è che la donna non votava, per la donna votava il marito, no? O il Esatto, padre. esatto. Siamo stati per secoli in una bolla in cui le stesse donne, per lo più, poi ci sono le grandi eccezioni come la Mary Wollstonecraft, no?
o Lamp de Gouges, però per lo più le donne accettavano per educazione di essere che qualcuno decidesse per loro. Adesso che questa bolla si è rotta, noi vogliamo esprimerci al massimo, quindi non so se è fatalismo, poi io non sono una che viaggia molto per motivi di soldi, non perché non mi piaccia, mi piacerebbe tantissimo, però quando faccio qualcosa che so che per me è sconsigliabile, passeggiare per una strada buia da sola col cane magari, se il mio ragazzo non c'è, non mi impedisce di farlo la paura, perché comunque sì, penso, ma cosa vuoi che mi succeda qui a casa mia, oppure esatto, starò attenta, tengo le chiavi in mano, qualunque piccolo espediente, però mi viene sempre, e questa è una cosa che i maschi secondo me non possono capire, avere costantemente il pensiero, costantemente in certe situazioni ovviamente, il pensiero che potrebbe succedere qualcosa, avvertire il pericolo, anche soltanto perché a casa ti martellano, attenta quando esci al buio, non ci stare. Quindi, vivere in allerta è una cosa molto, molto faticosa. Forse anche per questo che per lo più le mamme sono un pochino più attente dei padri, perché loro per prime, per loro stesse sono responsabili, e quindi quando vanno ad avere dei figli vedono il pericolo magari ovunque, mentre un padre per lo più è più tranquillo, ecco, quando esatto, si parla di bimbi molto piccoli intendo, poi quando crescono, ad esempio mia mamma mi dà tutte le libertà del mondo, mio padre è quello più apprensivo, però una mamma ha più premura magari in certe situazioni, perché è la prima che ha avuto il martellamento costante di stai attento a questo, questo, questo e quest'altro. Poi è chiaro, dico la mamma, in realtà se parlassimo poi affronteremo anche il tema dell'omogenitorialità però insomma, sì. Per fare un esempio, la stessa cosa, io penso che la stessa paura che io posso avere degli stupratori di notte ce la può avere un ragazzino omosessuale di essere bastonato dai bulli. Assolutamente, è la condizione di sentirsi vittima, tira fuori l'allarme, l'allerta, ecco. Sai, probabilmente, ripensando un po' a quello che dicevamo anche sul concetto dell'anticonformismo, del cosa ti spinge a fare una cosa, sapendo che vai incontro a un pericolo, che c'è secondo me dentro di te un sentimento che è più forte della paura. E in questo caso probabilmente è il bisogno o la voglia di dimostrare a se stessi e agli altri che tu non devi aver paura, o meglio, devi aver paura ma non è giusto che tu ce l'abbia. Devi sentirti libera, devi sentirti in grado di fare ciò che farebbe un'altra persona, un uomo, e non è giusto che tu non possa farlo soltanto perché sei donna. Magari in questi momenti la paura c'è, però viene un po' messa in sordina dal desiderio di poter essere libere, che fondamentalmente è quello che ti fa andare avanti tutti i giorni. È quello a cui avevamo accennato anche alla fine dell'altro episodio e che poi riprenderemo quando parleremo di cultura dello stupro, il fatto, la tensione tra ciò che è giusto e ciò che è sicuro. Esatto, ecco, esatto. In questo caso sicuramente il non sapere se puoi fidarti delle persone che hai intorno, specialmente in viaggio, rifacendomi a quello che dicevi prima, no? È chiaro che anche una donna può essere pericolosa, perché le persone sono pericolose in generale. Il fatto è che, specialmente noi donne, ma anche gli uomini in realtà, siamo cresciuti con l'idea che più facilmente possono essere altri uomini a farci del male e non altre donne. Poi magari sì, c'è la donna che ti vuole far del male. È anche vero che nei confronti degli uomini noi donne abbiamo paura per due motivi. Non solo perché ci possono derubare, per dire, un uomo in viaggio avrà sicuramente paura di essere derubato. Perché, cioè, sì, ci sono gli uomini che stuprano altri uomini, però parlando di statistica e di casistica, sono molti più gli uomini che vengono aggrediti, soprattutto in viaggio, perché qualcuno li vuole derubare. Noi donne, fondamentalmente, non solo abbiamo paura di essere derubate, ma principalmente abbiamo paura di essere stuprate. E quanto spesso ci sono delle situazioni come quelle che ho elencato in cui le donne vengono prima stuprate e poi ammazzate. Quindi di per sé, quando te incontri un'altra donna in viaggio, magari è sicuramente sbagliato, perché però poi sbagliato, nel senso, cioè, è terribile il fatto che noi bisogna sempre guardarsi da tutti, che il primo pensiero quando incontri uno sconosciuto debba essere: oddio, ma questa persona mi farà del male. Sono sicura che sarebbe ingenuo pensare: oh, che bello, nuovi amici dappertutto. Perché è vero, chiunque ti può fare del male,
però mi fa sentire molto male il pensiero che dovunque io vada, il mio primo pensiero debba essere oddio, questa persona potrebbe essere pericolosa. Però comunque il primo pensiero, quando si ha a che fare con un'altra donna che si approccia, non è mai oddio, questa può essere pericolosa. Molto spesso con un uomo invece viene. E quindi è sicuramente difficile anche avere una buona capacità magari di riconoscere da dove viene veramente il pericolo. Perché poi sei in quella situazione in cui becchi la donna e, ripeto, secondo me casisticamente sono molte di meno le donne che ti mettono in pericolo, però metti caso quella volta becchi l'unica donna che ti vuol far del male e te ti sei fidato perché dici vabbè, sicuramente non mi farà del male donna. E invece no. Hai spianato la strada per l'argomento successivo, che era quello appunto di quanto sia sicuro pensare e ragionare in questo modo, pensare una donna più sicura approcciarla. Faccio un esempio, io quando a volte vado in treno da mio ragazzo che sta a Sarzana, non ho paura del treno in sé, perché sul treno ci sono sempre le persone, ma i binari a volte incontri degli individui strani, no? E più volte mi è capitato di essere avvicinata da signori che proprio venivano a infastidirmi, alcuni mi hanno anche detto delle parolacce, insomma mi hanno insultata, ma si vedeva che erano sbarellati, però quello che ho fatto io non è stato andare a cercare un uomo che mi proteggesse, avvicinarmi a un ragazzo, no, io sono sempre andata vicino a una signora, una ragazza, per lo più donne adulte, perché non mi avvicinerei a una giovane con rischio poi di trascinarmi dietro il molestatore e rompere scatole pure a lei, no? E quindi è proprio, e tra l'altro, cosa appunto che dimostra solidarietà femminile, fortunatamente, sono sempre stata avvicinata anche da loro, cioè è stata una cosa reciproca, io mi avvicinavo e magari questi signori mi dicevano sì, vieni qua perché ho visto che ti dava fastidio, quindi c'è proprio una sorta di, c'è stato episodi, fortunatamente c'è stata sorellanza. Poi è chiaro, magari potrei essere finita dalla padella alla brace, perché ci sono, avevamo parlato del romanzo Sangue Inquieto. Beh, mi è sanguinato qualcosa dentro, ma non perché di per sé non possa aver senso, ma proprio perché, cioè, penso, ma vedi te la terfaggine, basami il termine, della Rowling, dove è andata a parare. Introduciamo la cosa perché spieghiamo a chi ci sta seguendo, perché sennò non capiscono, ma insomma. Esatto. Io in realtà in questa cosa, per quanto in molti suoi commenti ci ho visto degli atteggiamenti transfobici, perché la Rowling, forse, non so, sicuramente conoscete l'autrice di Harry Potter, no? È molto femminista, ma radicale, nel senso che considera le donne soltanto quelle nate donne. Ecco, le donne nati uomini e che hanno subito il percorso di transizione, per lei non è, almeno in questo momento, non lo so, donne finte, insomma, nemmeno, non so se è un pensiero in evoluzione, o però lei, diciamo, che stenta a riconoscerle come donne, anzi ha fatto a volte discorsi del tipo negli spogliatoi non è sicuro, perché sì, è vero, sicuramente negli spogliatoi, nei bagni pubblici saranno state violentate un sacco di donne, però il fatto di dire una donna trans potrebbe essere un pericolo vuol dire che tu le identifichi ancora come uomo, perché tu in quel momento in cui dici le donne vengono stuprate ce l'hai per forza con un uomo, perché come... Certo. No? Cioè, una donna può stuprare un'altra donna utilizzando però sicuramente degli accessori, perché è molto difficile per una donna riuscire a stuprare fisicamente un'altra donna se non ha uno strumento penetrativo. Quindi non è proprio qualcosa di maneggevole da portarsi in uno spogliatoio senza essere... Ci sta, però insomma, anche lì casisticamente è un po' di meno, secondo me. Questo è il pensiero più o meno della Rowling, che lei, per la tutela stessa delle donne, le donne trans non debbano essere, quantomeno non debbano rientrare nella categoria di donne normali, tra virgolette, nate tali. E nell'ultimo romanzo della Rowling, Sangue Inquieto, che lei scrive con uno pseudonimo, Robert Galbraith, è una serie investigativa, e il protagonista di questo romanzo deve investigare su un cold case, un caso che è stato archiviato, è sparita una donna, eccetera, eccetera. E l'assassino, uno degli assassini presunti, che poi non si è mai scoperto chi sia stato, di questa donna che si pensa non sia scomparsa, ma che sia stata uccisa, è un uomo che a volte, per questo io non ci vedo del TERF dietro, perché non viene mai identificato come
transgender o che abbia disforia di genere, lui è proprio un uomo a tutti gli effetti, a volte utilizza l'espediente del travestirsi per approcciare le donne e quindi poi vabbè, le stupra, le ammazza, le tortura. Io in questa cosa non ci ho visto l'idea TERF perché lui non... Cioè non lo fa perché gli piace, perché si sente donna, perché vuole travestirsi. Anche lì poi parleremo magari No, nel... beh, allora, da come lo stai dicendo ora, no, perché come me l'avevi descritto, a me sembrava che, cioè, il messaggio, cioè, che questa persona fosse una persona transessuale e che faceva questa cosa. Se me la metti con un No. uomo che si veste da donna per adescare altre donne, ok, ha più senso, perché se no mi veniva da dire, cioè, ma non è che un uomo che si sente donna, quindi una donna a tutti gli effetti, fa una transizione perché deve andare a fare l'omicida, cioè, questa cosa no, fuori di te. Messa così con il semplice mi travesto da donna per adescare altre donne e farle fuori è contorto, però insomma cioè, ci sta, sei un pazzo criminale, ci sta che la tua mente sia contorta. No, era una cosa che ci tenevo a dire perché tante persone hanno detto si vede che è TERF perché guardate l'assassino. No, l'assassino non è un transessuale. Se l'assassino fosse stato un transessuale, avrebbe fatto la transizione, avrebbe vissuto la donna tranquillamente. Questo qui, le donne, le odiava, le voleva uccidere, stuprare e torturare, perché poi le teneva in vita, le tagliava pezzi di corpo, era Ok, orribile. Era palesemente un pazzo. allora, E il travestirsi da donna era una sua scelta in quei momenti di lucidità che lui faceva perché sapeva che avrebbe avuto la via più spianata. Prima lui faceva così, drogava le donne nei bar, le faceva ubriacare e poi quando loro erano stanche, un po' fiacche, vestite da donna, le diceva vieni ti accompagno alla fermata dell'autobus e lì vedi le donne che si fidano di un'altra donna perché lui comunque certo. non era proprio maschio alfa col barbone, no, magari era anche un po' Se no era sfogato. anche poco credibile, probabilmente. Anzi, avrebbe fatto più paura forse. Però, insomma, no, in questo io non ci ho visto niente di No, ma transfobico, cioè, messa né così, qualcosa. no. Però è effettivamente in linea con il pensiero che un'altra donna ti fa sentire sicura, che poi è quasi paradossale, perché nel senso, cioè, tu hai detto giustamente, io quando vengo magari infastidita da qualcuno in stazione, la prima cosa che faccio è vado a cercare un'altra donna che mi trasmette sicurezze e quindi vado a cercare aiuto lì. È quasi paradossale perché in realtà è l'uomo quello che tipicamente ci viene presentato come quello forte che ci protegge. Quindi è talmente tanta la paura che in quel momento il genere maschile ti sta facendo che tu devi andare a cercare sicurezza nel genere femminile che è quello che in realtà sarebbe in pericolo. Ed è ancora peggio Infatti, il fatto che gli uomini spesso, nonostante loro stessi abbiano il potere di far sentire una donna più tranquilla quando sono totalmente, definiamoli innocui, cioè quando sono uomini a cui non interessa dare fastidio alle donne, non intervengano mai. non mi è mai capitato di essere stata così infastidita da dover essere, ecco, aiutata da un uomo. Ho avuto fortuna in questo senso. Mi ricordo una volta. In Corso Italia mi stava venendo dietro un ragazzo che mi aveva anche parlato. Io poi gli ho detto che cioè, non l'avevo mai visto né conosciuto. Volevo andare per affari miei e vedevo che mi seguiva. Allora mi sono avvicinata a una famiglia: c'era mamma, babbo, due figlioli. Io lì per lì mi sono avvicinata a loro perché, forse anche per questo, ho visto il numero. Non ho pensato a. Esatto. E ho detto, però ho parlato con la signora. Mi sono avvicinata alla signora e ho detto: guardi, c'è questo ragazzo che mi dà fastidio. Posso unirmi a voi, far finta di conoscervi? E lei, sì, certo, vieni cara. E poi ha detto a suo marito, tu controlla che la lasci stare. Quindi io mi sono avvicinata a loro per fare numero, perché comunque questo era uno, se noi eravamo già 5 o 6, no? Però lei ha chiesto al marito di stare attenta a me. Quindi comunque Certo. non ho avuto io la percezione di un uomo mi deve proteggere, però è comunque una cosa radicata in noi. Lei in quel momento non Esatto. aveva paura perché lei era con suo marito, io ero comunque con degli sconosciuti. È chiaro che sei un uomo di cui ti fidi e ti fai proteggere. In Certo, quel assolutamente. caso, cioè se tu vai a giro con un amico e c'è una persona che ti dà fastidio, magari il tuo amico in quel momento sta parlando con qualcun altro, quindi tu sei più distante, la prima cosa che fai è corri dal tuo amico e gli dici, guarda, c'è questa persona che mi sta dando noia. Se sei particolarmente fortunata, hai un amico abbastanza intelligente da rendersi conto da solo che in questi casi se interviene lui per primo è meglio. Cioè, questa è una cosa di cui io ho parlato spesso con vari amici, fra cui anche Riccardo e anche con il mio ragazzo. Spesso
loro si sono sentiti impotenti in situazioni in cui non stavano facendo niente di male, stavano solo camminando per la loro strada, hanno avuto la sfortuna di essere da soli per strada con una ragazza che non stavano assolutamente calcolando e hanno visto che questa ragazza era evidentemente spaventata e infastidita dalla loro presenza. In questi casi quello che loro possono fare è sicuramente far capire, anche indirettamente, quindi facendo finta di parlare al telefono con un'altra persona e fargli capire che non sono interessati, accelerando il passo e sorpassandole, magari andando nell'altro marciapiede, far capire che sono in uno stato di sicurezza. Perché purtroppo non lo facciamo apposta noi donne, però è una cosa talmente radicata in noi che è difficilissimo riuscire a fidarsi ciecamente. Cioè, per dire una cosa, qualche tempo fa io stavo guardando, scrollavo come sempre Facebook, e una mia amica mi aveva taggato in un post di Marco Crepaldi, sul quale non mi pronuncio perché non mi va, però insomma, in cui lui stava riportando un post scritto da Madame, la cantante, in cui diceva abbiamo più bisogno di donne come Madame, perché Madame aveva detto è vero che ci sono, noi donne abbiamo questa paura interiorizzata degli uomini, ma non è bello, non è giusto, perché non va bene, non tutti gli uomini sono così, tutti gli uomini sono bellissimi. Allora, il concetto di per sé non è sbagliato, ma dire non tutti gli uomini è sbagliatissimo, perché tu, così dicendo, stai spostando il focus sul fatto che sì, ma ci sono tanti uomini che non ti fanno del male, ok? Però il problema è che ci sono tanti che lo fanno. Quindi se tu mi vieni a dire vabbè, ma non tutti gli uomini, vuol dire che tu stai tirando fuori una certa fetta di persone dal problema, e questa fetta di persone può contribuire a trovare la soluzione. Esatto. Io poi penso, se fossi un uomo sarei così insultata, come essendo donna a volte sono insultata da certi atteggiamenti femminili, perché dico, cavolo, che brutta immagine del genere femminile danno, perché poi la gente ragiona, no, per fatto tagliare un fascio e non vorrei essere associata. Ovviamente. Ecco, se io fossi un uomo io sarei insultata dal fatto che pochi uomini magari, perché sicuramente di tutti gli uomini al mondo non saranno una maggioranza gli assassini, violenti, no, saranno anche una minoranza. Però creino così tanto danno all'immagine della categoria uomo, io sarei insultato, vorrei essere il primo a far parte della soluzione, perché posso anche decidere di dire, io non faccio niente di male, me ne frego. Sì, puoi anche fare così, però puoi anche fare qualcosa effettivamente. Cioè, un esempio stupido, quando io cammino in un edificio pubblico e un ragazzo, per gentilezza, non perché lui è cavaliere, come si diceva il discorso prima, magari mi apre la porta, lui pensa di farmi un carino, no, bella figura, poi se ne va, io me ne vado. No, perché se tu apri la porta e poi mi vieni dietro, io ti sento dietro di me e non so che cosa tu poi voglia fare. Cioè, poi sicuramente è anche una... Sicuramente mi sento io, cioè, penso io e tante altre ragazze, sicuramente spesso siamo più portate a pensare male perché è meglio aver paura che toccarne, no? Si dice, in effetti, con tutte le paure che io posso aver avuto, nessuno mi ha mai toccata, mi hanno fatto niente, per fortuna, quindi cioè, è proprio un atteggiamento nostro, però è anche qualcosa che deve entrare in testa a loro. Poi possono, sono abbastanza, io amo gli uomini, sono abbastanza intelligenti da capirlo, che puoi essere parte della soluzione, oltre che a non essere parte del problema. Anche perché è un deresponsabilizzarli, come dici tu, è un farli sentire più stupidi di quello che sono. Cioè, io non ti sto facendo un favore se ti sto privando della possibilità di contribuire, cioè non ti sto escludendo, è proprio questo il problema. Cioè, secondo me dire il non tutti gli uomini e tirarsi fuori dalla cosa così è un controsenso, perché sono quelle stesse persone che ti dicono vabbè, però voi femministe ce l'avete con noi uomini. No, noi femministe, o almeno noi femministe non radicali, cioè non quelle che pensano che gli uomini non servano a nulla, che purtroppo ci sono anche quelle, noi non vi vogliamo escludere, ed è proprio perché non vi vogliamo escludere che vi stiamo dicendo che dovete fare qualcosa, e che non va bene passare dal lato della vittima dicendo però io povero maschio che non faccio nulla e vengo messo nel calderone. Grazie che non fai nulla, ma come ho sentito dire in tanti podcast del femminismo, vuoi una medaglia perché non fai nulla? Vuoi una medaglia perché non sei uno che va a stuprare la gente? Perché non mi sembra il caso di darti una medaglia perché ti comporti come un essere umano civile. Ad esempio, come prima abbiamo detto, degli uomini, no, che offrono la cena. Io posso essere una donna che si fa offrire la cena, posso essere una donna che dice no, dividiamo le spese, o posso essere una donna che offre la cena al proprio uomo,
o proprio fidanzato, proprio marito, insomma, anche se io non ho un lavoro fisso e economicamente la famiglia del mio ragazzo è messa meglio, quindi lui ha più possibilità di offrirmi la cena, però io ci tengo a offrirgliela a volte per fargli vedere che siamo uguali. Potrei anche semplicemente di ognuno paga sempre il suo, però come lui a volte vuole avere la gentilezza di offrirmi qualcosa, lo voglio fare anch'io. Ed è lo stesso discorso Esatto. che facevi ora tu, che di farti vedere che un atteggiamento che per stereotipo è tipico di uomini o di donne, ecco, a me piace assumerlo se è un atteggiamento positivo, ecco, se si dice, come si diceva un tempo, le parolacce le donne non le devono dire, allora io le dico perché sono sboccata, non voglio Esatto. dimostrare che sono come No. un uomo, ecco, però insomma. Perché ho un animo da camionista e ha bisogno di Esatto. uscire fuori ogni tanto, se no, poverino, si sente soffocare. No, ma infatti, però è proprio una cosa anche questa difficile da sradicare, come tutti i preconcetti in generale, cioè in generale quando si parla di persone considerate diverse, per ritornare un po' sempre al filo conduttore del libro, della diversità, tutte quelle persone sono considerate negative nella loro diversità, anche perché ci si basa su dei retaggi culturali che sono lì, hai talmente tanto faticosamente piantato dei semi che hanno germogliato degli alberi altissimi, che non è che li butti giù poi così al primo colpo. Però un tentativo si può sempre fare, soprattutto per tornare all'ultimo punto che era quello dei messaggi positivi, è fare riferimento alle figure che ora tu hai parlato di questa Madame, che io forse ho sentito nominare per delle polemiche, non ammetto di non Sì, aver mai ma sentito. non è una persona che, cioè, non ce l'ho con Madame, però non è una persona che io considero un mio personale modello positivo femminile, ecco, per niente. Un esempio, una influencer molto famosa potrebbe essere Chiara Ferragni, che fa Chiara delle cose, nazionale. esatto, fa delle cose che oggettivamente io non farei, però non le fa in quanto donna. Lei, per quanto mi riguarda, dal punto di vista del femminismo, lei ha detto delle cose anche interessanti in alcune occasioni. Non è una persona che imiterei, come non imiterei Fedez se fossi un uomo. Ecco, hanno questo stile molto, sai, stravagante, ricco di lusso, poi mettono tutto in vista nei loro social, che è una cosa che a me non piace fare. Cioè, io sono una che non ha Certo. segreti, però non condivido veramente ogni aspetto della mia vita. Però, a parte questo, a volte sento gente che parla male della Ferragni e mi arrabbio, perché io sento, in quanto donna, di doverla sostenere. Non nella sua attività, perché io non ho soldi per comprarmi l'acqua, la borraccia della Ferragni, le ciabatte, Ma però per nessun motivo al mondo. la sua libertà di fare quello che fa, per me deve essere intatta. Nessuno può permettersi di Assolutamente. criticarla per quest'altro motivo. Puoi non Se... condividere, puoi non comprare le sue cose, non supportarle economicamente, ma quando si arriva all'insulto, allora mi parte proprio la carogna. No, soprattutto se la insulti, allora, se la insulti in generale, insultare persone non è mai giusto, però diciamo, se la critichi come individuo, io posso dire sono d'accordo, non sono d'accordo, però magari non mi arrabbio così tanto, perché dico, vabbè, cioè, è una cosa tua, a me lei come individuo. Non mi sta né particolarmente simpatica né mi sta antipatica. C'è una persona che non mi viene da seguire perché non è fra i miei idoli, però quando fa delle cose interessanti gliene rendo sempre merito. Cioè, bisogna comunque ammettere che è una persona, una donna, che sta facendo tanto. E se tante persone la prendono come modello positivo e ciò può contribuire a migliorare il loro modo di essere e di fare, ma ben venga. Quindi, cioè, tutto rispetto. Quando però viene criticata in quanto donna, io lì mi arrabbio per il semplice fatto che mi rendo conto che spesso sono delle critiche basate su un sessismo e una misoginia di fondo che non mi sta bene. E penso a volte, ma se ci fosse un uomo al suo posto, direste le stesse cose? E ce n'è, perché quanti ce n'è di uomini influencer, nel senso non è che c'è solo la Ferragni al mondo. Ora io non li conosco perché non li seguo, lei è sempre sulla bocca di tutti. Già intanto Nemmeno questo, io perché sono vecchia dentro e quindi questo non è il mio questo è un target. motivo, no? Conosco lei perché la criticano tutti, cioè capisci cosa voglio dire? Se fosse una donna più defilata magari farebbe l'influencer, la modella, quel che è, e non la conoscerei. Io lei la conosco per le offese che si becca. Perché ogni volta che Esatto. vende qualcosa, oh, guarda lì a quanto lo mette, ma perché? Qualunque VIP abbia creato un prodotto, ma l'ha mai regalato?
Ma anche Armani, se vai a comprarti un suo abito, costa una cifra. Lo sai, non ti vai a lamentare perché Armani ha fatto un prezzo stratosferico. Non vai a comprare ad Armani, vai a comprare al negozio più economico la cosa che gli assomigli di più, se proprio ci tieni a qualcosa che sia vagamente simile. Cioè, lo sai, non puoi criticare una persona che è trasparente su certe cose in quei singoli aspetti. Nel momento in cui tu sai cosa quella persona sta offrendo, lei te lo sta dichiarando, ti sta vendendo i suoi prodotti come prodotti di un certo tipo, con un certo target, con un certo livello di qualità. Non puoi criticarli perché sono fatti in quel modo, lei te lo sta dicendo, te li vende apposta come tali. È come se vado al discount a 99 centesimi, però questa cosa qui è da 4 soldi. Andavi a comprartela in un posto dove costava di più, non al discount 99 centesimi. Già che, ad esempio, Armani, parlavi di Armani, io so che lui durante il Covid ha fatto tantissimo, non so se ha dedicato le sue atelier al lavoro per fare mascherine o sì, per fare i gel, so che ha dato tanto, economicamente parlando, è bravissimo, un vero signore, un galantuomo, una bravissima persona. Chiara Ferragni fa l'uovo di Pasqua, qualcosa è andato in beneficenza, non so a chi, a che ente, non so per quale causa. Non ho preso quest'uovo, ma ho visto la notizia, come avevo letto le notizie di Armani, oh, ma figurati se un uovo lo pago così tanto, e chi se lo compra? Capisci? Perché Armani è un signore e lei è una povera stronza? Cioè, tutte e due vendono qualcosa e quei soldi ci fanno beneficenza. Poi, chiaro, ci avranno anche la villa, 3 ville, 5 ville, 16 macchine. Però perché Armani è un signore e lei viene criticata? Ma appunto, cioè, c'è comunque qualcosa di sbagliato di partenza che, senso, sappiamo più o meno da cosa sia dovuto, però insomma. Ma comunque c'è, cioè, di figure positive. Ora, le influencer in generale, mi verrebbe da dire, forse non sono i modelli più elevati in assoluto. Ok, nel senso, io non mi vado a scegliere come modello un influencer perché io, all'età che ho, mi sono già fatta delle idee molto chiare, quindi non ho bisogno di un influencer che faccia discorsi femministi, perché sono le stesse cose che dico io, quindi io ho bisogno di qualcuno che sia, a livello anche di quello che mi sta esprimendo, un po' più preparato. Ma non perché penso che lei o qualunque altra influencer sia una povera cretina, ma perché siamo più o meno su uno stesso livello. Chiaro, lei ha il quintuplo, se non di più, dei miei follower, anzi, hai voglia, se ce n'ha tanti di più, quindi arriva sicuramente a più persone, io no. Però a livello di contenuti siamo lì lì. Quindi è chiaro che se io mi vado a cercare un modello, voglio qualcuno che mi dia qualcosa anche da un punto di vista didattico, che mi spieghi qualcosa di nuovo, che mi dia delle fonti nuove da cui attingere. Ma per una ragazzina giovane, che io spero che arrivi fra qualche anno ad una consapevolezza comunque come quella che avevo io alla sua età, anche di più, perché io non penso di essere una persona che ha raggiunto il nirvana della consapevolezza, ma se qualcuno come un influencer può aiutarla, ma ben venga, ma anzi, meglio, perché è una persona più vicina a lei e non ha bisogno quindi della professorona, di quella che ha scritto 100.000 libri per arrivare a capire che certe cose sono sbagliate. Glielo dice una che lei sente vicinissima. Esatto, infatti ho detto Chiara Ferragni perché è una molto discussa sulla bocca di tutti, poi ho fatto il paragone, lei ha il blog su Instagram, Amelia c'ha il blog, il travel blog, esatto, su Instagram, e si è fatta una ragazzina giovane, quindi sì, ogni cicerone deve avere il proprio target. Ma per dirne un'altra, no? Io ho scoperto, essendo io una fan dei Maneskin, io ho scoperto chi fosse la fidanzata di Damiano dei Maneskin quando è uscito sui rotocalchi, sono usciti ovviamente supposizioni, ah, forse lei, perché chiaramente il giornalismo deve sempre campare di gossip, e ho scoperto chi fosse, sono andata a cercarla su Instagram e ho scoperto che è una ragazza di validissimi contenuti. Lei è una 25enne, Giorgia Soleri, su Instagram, lei fa la modella, quindi se vai a vedere le sue foto, chiaramente c'ha delle foto da modella, quindi c'è lei in costume, lei mezza nuda, lei in posa, e ho letto commenti ovviamente allucinanti sul fatto che lei, se fa queste foto, non può essere presa sul serio, ma vabbè, chiudo subito la parentesi. Però lei è una ragazza che a 25 anni si definisce femminista, fa divulgazione femminista, parla di discriminazioni contro le disabilità, è antirazzista, è una ragazza che trasmette dei valori secondo me importanti.
Quindi se questa è un'altra persona che pur non avendo magari dei titoloni di studio e non avendo scritto chissà quali libri o avendo fatto chissà quale programma divulgativo, se questa persona riesce a trasmetterti dei valori, delle informazioni che ti aiutano poi a sviluppare una tua coscienza personale, ma ben venga che ci siano queste persone. Cioè, come abbiamo detto l'altra volta, si fa polemica su tutto. Quindi, cioè, come DiCaprio che ha donato tot l'Amazzonia, ma poteva dare più, per lui sono come 5 euro. Ma che 5 euro le donati? Cioè, si fa polemica su tutto, quindi ora io questa Giorgia sì, l'ho vista qualche volta nelle tue storie che ne hai parlato. Io poi, per mia politica personale, non seguo nessun VIP su Instagram, perché fondamentalmente non mi interessa. Però ogni tanto ci vado a spulciare, soprattutto se sento qualche notizia, vado, cerco, certo, guardo qualche foto, metto qualche like e poi me ne ritorno a casa. Però, insomma, anzi, a volte se c'è qualcosa di interessante lo condivido magari anche nelle storie, a quei due gatti che mi seguono, via. Però, di base, visto che la gente, i social, a differenza mia, li usa in maniera social, è giusto che si condividano messaggi, esatto, positivi. Quindi, chi se ne importa se ti... Perché una donna in costume non ti può dire una cosa interessante? Ma infatti. Cioè. Perché cosa c'entra? Com'è vestita? Cioè, torniamo sempre lì. Poi appunto approfondiremo sul tema del vestiario femminile. Però sì, cioè, c'è sempre questa idea che se tu non appari in un certo modo, allora non ti puoi permettere di dire determinate cose, perché magari se mi appari in giacca e cravatta devo dare per scontato che hai dei validi contenuti, quando magari poi chissà cosa tiri fuori. Cioè, non si giudica mai un libro dalla copertina. Però allora, a sto punto io ti faccio una domanda, perché a forza di parlare di questo mi sono incuriosita. Se tu dovessi dire quali sono i tuoi modelli positivi femminili, quelli a cui un po' ti ispiri, o comunque persone che ti fanno sentire comunque vicino a loro nel loro modo di pensare, o semplicemente appunto persone che tu consideri quei modelli positivi da seguire, chi sarebbero? Di persone vive? Perché sì, cioè, ad esempio, puoi anche parlare di gente morta se vuoi. Perché ad esempio stimo tantissimo Neil Deiotti come figura, ah, però poverina, non c'è purtroppo. O Franca Rame. Mi piace tantissimo Dori Ghezzi, no? Moglie di De André. Che bella la Dori, che bella. Io ho molto affetto per la Rowling, nonostante le sue ultime uscite, perché lei ha plagiato la mia infanzia. Poi tutti i bei messaggi che ha lanciato con Harry Potter non li posso cancellare, perché un ultimo messaggio che ha lanciato... Cioè, li ha un po', cancellati lei, però comunque... No, è difficile quando hai un affetto così... antico, così per radicato, qualcuno. È come quando scopri che magari il tuo parente preferito è leghista e ti dici no, ma com'è possibile? Però ti voglio ancora bene, eviti di parlarci di certe cose, e come la Rowling, eviti di leggere i commenti assurdi e torni a leggere Harry Potter fondamentalmente. Ad esempio mia nonna io la adoro, è una donna proprio cazzuta, forte, cioè, però mia nonna è razzista, è sessista, cioè mia nonna è la classica donna del sud di 80 anni con la seconda elementare, cioè non puoi parlare di temi intellettuali con no. Mia nonna, però c'è tutto questo affetto, ecco la Rowling ora che mi è un po' caduta, però siamo lì, capito? Invece i tuoi modelli? Hai citato delle persone secondo me effettivamente importanti, per cui cioè, mi riesce anche molto difficile non essere d'accordo con te. Io a livello artistico ho delle figure che mi sono molto care, che una è Mia Martini, che secondo me è un'altra di quelle donne che ha sofferto tantissimo, molto anche il suo essere donna e il suo essere così, però Mia Martini dal punto di vista artistico secondo me è una di quelle che ha lasciato di più. E restando in famiglia, non mi prendete in giro, però io ho un amore incredibile per Loredana Bertè, cioè io proprio ho Loredana Bertè nel cuore, e secondo me nel suo essere completamente folle è una donna che da un punto di vista sia per quanto è trasgressiva, cioè, ma poi anche lì è trasgressiva perché per una donna il suo modo di fare è considerato trasgressivo in senso quasi negativo, però fondamentalmente è una persona che aveva la sua personalità forte, non l'ha mai nascosto e quindi è stata un po' criticata per il suo essere così sopra le righe, però secondo me a livello di contenuto e anche a livello sempre
artistico e musicale, la Bertè, cioè, spacca tantissimo. Mentre sicuramente uno dei miei modelli, definiamoli intellettuali, sicuramente Alda Merini. Ah, beh, sì, anche lei, anche io adoro lei, sì. Sicuramente Alda Merini, che purtroppo lei potrebbe essere poi un aggancio a un altro argomento che sicuramente tratteremo, che è un po' la salute mentale e la donna e la salute mentale, perché ahimè bisogna dire che la salute mentale per le donne è sempre stata una cosa a sé in passato, però poi magari di questo se ne parlerà in maniera più approfondita. E poi fra le contemporanee, sicuramente, nonostante abbia dei modi di fare a volte un po' caustici, che non sempre condivido, però come per il discorso della Rowling, non bisogna sempre condividere tutto, io sono particolarmente affezionata a Michela Murgia. Quindi Michela Murgia è un'altra di quelle donne che per me sono dei pilastri enormi, peraltro io amo tutto ciò che lei scrive, io non riesco a non amarlo. Poi ha dei modi di fare assurdi, a volte molto dura, molto rigida, ha le sue visioni del mondo che non sempre condivido, però secondo me è una donna estremamente valida e soprattutto è un'altra di quelle donne forti che purtroppo, secondo me, ha sviluppato un carattere molto duro proprio perché da donna doveva trovare il modo di farti rispettare. Assolutamente, io quando guardo i video della Murgia che parla di femminismo soprattutto nel mondo del lavoro, delle donne nel mondo del lavoro, nei commenti tutti a offenderla magari, e io dico, cavolo, potrei essere antipatica quanto volete, ma non sta dicendo una parola che non sia vera. Cioè la Murgia ha questo caratterazzo perché, beh, come per esempio, come si chiama, Sgarbi o Feltri, perché esatto. Loro hanno vecchio batterino, no? Però, quindi per citare sempre lei nel libro che ha scritto Stai zitta e altre 9 frasi che non vogliamo sentirci dire, che è un libro che consiglio tantissimo, il fatto è questo atteggiamento in una donna viene visto come irrispettoso, in un uomo molto spesso lo definisce come carismatico, quindi facciamo sempre un po' due pesi e due misure. Guarda, me ne fate venire in mente altre due di donne che stimo, che non mi erano venute in mente perché sono ancora giovani e considerando le mie coetanee o anche addirittura più piccole, non faccio fatica a vederle come donne da evitare, perché proprio donna intendo una donna adulta. Però Malala, la ragazza, vabbè, no, certo. E poi la cretina mia, la Greta, Thunberg, io vabbè, la Greta assolutamente. No. Allora, qui potremmo citarne tantissime altre, perché l'abbiamo citata la settimana scorsa, c'è cioè Carola Rackete. Cioè, in realtà se ci guardiamo intorno è pieno di modelli ideali femminili. È triste che si debbano dividere modelli femminili e modelli maschili, perché dovrebbero essere modelli punto. Il problema è che, proprio perché viviamo in una società dove c'è questa estrema differenziazione fra ciò che è lecito a un uomo e ciò che è lecito a una donna, i modelli femminili sono modelli femminili per un motivo. Esatto. Poi io amo tantissimo gli attivisti per i diritti degli animali, per l'ambiente, quindi faccio una sorta di scissione perché i diritti delle donne o delle minoranze, delle comunità LGBTQ, quelli li considero tutti diritti umani. Quindi faccio questa divisione tra diritti umani e non. E ho tantissima ammirazione per gli ambientalisti e per gli animalisti. O poi voi, pubblico, se avete qualche idea, visto che noi qua sotto fateci sapere. Cioè, lasciateli nei commenti e soprattutto, cioè, se questo la volta scorsa non l'abbiamo detto, però, cioè, se avete qualcosa da dire e magari volete offrirci anche spunti su cui parlare, nel senso, ora noi abbiamo preso il mio libro come scheletro sul quale formare un po' questa rubrica, però se vengono fuori altri argomenti, ben venga, cioè io sono solo contenta di approfondire un po' il dibattito, quindi sentitevi tutti liberi di lanciarci un po' di idee e soprattutto di dire cosa ne pensate, perché cioè, questa rubrica chiaramente non è nata solo per scambiarci idee noi due, ma ovviamente per raggiungere altre persone, quindi benvengano commenti, pareri da chiunque. Beh, direi che possiamo concludere qui. Abbiamo sviscerato bene il tema dell'indipendenza e dell'emancipazione femminile. Poi sicuramente non è finita qua, ne parleremo ancora perché Esatto. ci stanchiamo mai di parlare e purtroppo c'è sempre tanto da dire. Esatto, non basterebbe il tempo a disposizione in una vita sola. Il prossimo episodio sarà sul
Il terzo racconto è quello del folk, vero? Esatto. Allora, ci vediamo domenica prossima e vi auguriamo un buon rientro domani lunedì. Ma che bello! Lunedì è sempre una fatica per tutti, però dai, passate questa settimana pensando che domenica torniamo, dai, cerchiamo di risollevare un po' gli animi. Allora, ciao a tutti. Ciao, ciao.